una vignetta un po' spinta, una vignetta un po' spinta, una vignetta un po' spinta, satira, eccetera. Beh, ormai tutti la conoscono la storia. Io della storia leggo sullo stesso fatto quotidiano, sullo stesso fatto quotidiano, sullo stesso fatto quotidiano, vignetta su Lollobrigida, bufera sul fatto da destra e non solo, e non solo. Sì, un posta su, c'è Giorgia Meloni che interviene, c'è di mezzo Arianna Meloni, che è sorella di Giorgia Meloni e moglie di Francesco Lollobrigida, il quale Francesco Lollobrigida è ministro, cognato e teorico della sostituzione etnica. Ed è successo un pandemonio. Vediamo la vignetta. Allora, la vignetta c'è scritto: obiettivo, incentivare la natalità. Poi, intanto, in casa Lollobrigida, a letto c'è un uomo nero e con una donna che sembra che sia, non so chi sia questa donna. Non so, se dovrebbe essere, dovrebbe, mi scuso, dovrebbe essere la sorella di Giorgia Meloni. C'è un uomo nero, un africano, e una donna bianca che dovrebbe essere, credo, la sorella di Giorgia Meloni. Allora l'uomo nero che sta a letto con questa donna dice: ma tuo marito? E la donna risponde: tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica. Ed è scoppiata una polemica feroce, una polemica feroce. Chissà se ci sarà l'intervento della magistratura. Beh, indubbiamente la vignetta è forte, è forte. Direi quasi temeraria, direi temeraria, perché la vignetta in sé per sé non avrebbe niente di strano. Il fatto è che si dice in casa Lollobrigida, in casa Lollobrigida, in casa Lollobrigida. Quindi qua il riferimento è al ministro Lollobrigida. Lollobrigida, poi ripeto, nel letto l'uomo nero sta con una donna. Credo di capire che questa donna dovrebbe essere, penso, la sorella di Giorgia Meloni, che è una donna bianca con un uomo nero. E quindi qua la vignetta in sé per sé non ha nulla di strano, ma c'è un riferimento specifico, perché c'è in casa Lollobrigida, in casa Lollobrigida. Allora, ripeto, per me è una vignetta, mi si scusi, la definisco temeraria, temeraria, perché se si voleva criticare, io l'ho criticato, il ministro Francesco Lollobrigida, gli ho dedicato dei video, sulla sostituzione etnica, però qua il discorso è un po' diverso. Per esempio, il Fatto Quotidiano, per conto mio, è se poteva limitare a fare una vignetta dove c'è un uomo nero e una donna bianca, senza fare dei nomi, senza scrivere in casa all'obbligo, niente. Un uomo nero a letto con una donna bianca. L'uomo nero poteva chiedere alla donna com'è andata, e la donna bianca poteva rispondere: mi hai fatto godere come una matta, mi è sembrato di stare in paradiso, io ti voglio sposare, così tu mi fai godere per tutta la vita.
ecco, senza fare un riferimento specifico ma a una qualche persona fisica, io l'avrei fatta così la vignetta, l'avrei fatta così, senza fare dei nomi. Ora non lo so se questa vignetta finirà nelle mani della magistratura italiana, non lo so, staremo a vedere come prosegue la situazione, staremo a vedere, perché poi non mica si sa ciò che potranno decidere i giudici, se si andrà in magistratura, non si sa come andrà, perché sapete, se si va a processo, cioè processo di primo grado, poi ci può essere ricorso in appello, poi dall'appello si può andare alla Corte di Cassazione, poi la Corte di Cassazione magari può rinviare tutto alla Corte d'Appello, poi bisogna vedere come decidono i giudici, Io ripeto, se fossi stato il vignettista avrei fatto una bella vignetta facendo evidenziando nella vignetta con i dialoghi che magari questa donna bianca ariana indoeuropea aveva goduto come una amata con l'uomo nero, ecco, senza fare riferimenti specifici, capito? Io la penso così. La vignetta, che sia chiaro, è molto bella la vignetta. Sì, ma è un po' temeraria. È parola di Serafino Massoni, che è questo signore qua. Io ho già compiuto 83 anni, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici, poi sono diventato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici e ho scritto tanti libri. Caro Fatto Quotidiano, io ti faccio una proposta. Prendi Serafino Massoni come vignettista, e vedrai che le vignette di Serafino Massoni faranno scalpore, ma nessuno le potrà attaccare, capito? Ok, Fatto Quotidiano? A te, Fatto Quotidiano, e a tutti voi, tanti cari saluti da questo romanzo storico di Serafino Massoni che sta in tutte le librerie. Ok.